Dottor Paolo Losito, Angel Investor Accelerab, esperto in convergenza tra finanza e intelligenza artificiale. Dottore, che cos'è la finanza d'azienda? Allora, sarò breve in questo perché esistono trattati, poi abbiamo tra gli ospiti anche persone più importanti, però la finanza d'azienda fondamentalmente si occupa della gestione economica dell'impresa. Quindi di come portare avanti l'impresa e delle risorse economiche che devono essere utilizzate per il proseguimento della vita d'impresa, né bene né male, medio e lungo periodo, con particolare focus sul suo sviluppo. Quindi finanza d'impresa è tutta l'attività dell'impresa dove si va a parlare di economia e denaro. Come possiamo convergere con l'intelligenza artificiale? Ecco, come può influire sulle decisioni? Sulle decisioni. Allora, diciamo che tra i trend in questo momento più importanti nell'innovazione, il concetto dell'intelligenza artificiale è di estremamente importante, in quanto l'intelligenza artificiale permette di influire sulle decisioni aziendali e quindi di lavorare sugli obiettivi a medio e lungo periodo dell'impresa stessa. E come può utilizzarla una startup? Una startup, allora, sono infiniti i modi di utilizzazione delle startup, perché la startup può utilizzarla direttamente per l'estrapolazione dei dati, anche per il semplice statuto aziendale che deve creare. Dopodiché può anche essere utilizzata per una valutazione pre-money, se vogliamo proprio andare nel pratico. Ma poi l'intelligenza artificiale, essendo una estrapolazione di dati, vai a influire sui dati che devono essere utilizzati dall'azienda per il proprio scopo. E sono infiniti. Allora, il vantaggio dell'intelligenza artificiale è che ha delle facilità nel minor ricorso all'errore, la tempistica e più affidabilità nelle decisioni. E invece i fattori ostacolanti ce ne sono per lo sviluppo? I fattori ostacolanti sono fondamentalmente due. Uno, che manca la cultura del dato in generale nelle imprese, non si capisce il dato, come prenderlo, come valutarlo e come utilizzarlo. E il secondo è che manca una esatta formazione. Questi possono essere i fattori pochi. Più. Pochi? Sì, pochi ma difficili. Ma buoni. Perché quando parliamo di formazione in generale e lì entra in campo tutto quanto. Quando parliamo di cultura del dato, parliamo di cultura generale della persona che non ha ancora la forza di prendere i dati e di estrapolarli. Certo. È per questo che poi nasce l'intelligenza. Certo. Perché va a estrapolare i dati che servono per l'azienda. Grazie. Va bene. Grazie a voi.